Ok. Ok. Bene. Bene, scusate il ritardo, ma aspettiamo ancora alcuni ultimi interpretati che non glielo vedi e dovrebbero arrivare, speriamo che non vanno. Benissimo, grazie a tutti di essere qua. Questa sera abbiamo due cari amici che ci racconteranno le basi per utilizzare i telescopi e la strumentazione astronomica, una cosa sia per chi inizia ma anche per chi è un po' avanti, è molto interessante. E sono entrambi molto preparati, quindi possiamo fare domande, cose, sbizzarrirci. Roberto e Pino. Pino ha anche un negozio che credo che molti di voi conosciate, lui vende attrezzatura astronomica, ve lo racconta lui dove è meglio perché non mi faccio perdere. E quindi io lascerei la parola a loro e niente, iniziamo la serata. Grazie. Innanzitutto grazie, è davvero piacere che passate questi due anni di grande sofferenza possiamo ritornare in modo arrivederci. E sicuramente molti di voi già li conosceranno, non c'è nessun problema. Noi da oltre 40 anni qui ci dedichiamo alla divulgazione, alla commercializzazione di prodotti astronomici. Ed effettivamente abbiamo visto che c'è stato un certo seguito anche da parte, diciamo, delle associazioni. E trattiamo tutti i marchi più famosi, siamo esclusivisti per la divulgazione dei prodotti Celestron, Skywatcher, anche Gowa, e poi adesso c'è anche la nuova serie di Unistellar, e poi siamo concessionari anche dei vari marchi tipo TechnoSky, tipo Bader Planetarium, tipo Neoptic e anche ArteSky ultimamente. Abbiamo anche tutti i prodotti SkyPoint, se uno volesse essere interessato. E per qualsiasi cosa, quello che noi diamo è la nostra disponibilità a tutti di voler chiederci tutte le informazioni possibili e immaginabili. Potete venire da noi oppure ci potete contattare telefonicamente per un appuntamento, saremo lieti di darvi tutte le informazioni possibili e immaginabili per fare una scelta mirata. Oltretutto ci capitano anche delle ottime occasioni anche sull'usato, e tante volte ci sono delle ottime promozioni che ci fanno le case. Quindi per qualsiasi cosa non c'è nessun problema, ci potete contattare. Abbiamo lasciato anche qui dei cataloghi che potete consultare per qualsiasi cosa, quindi prima potete anche prendere già qualche informazione, potete anche vedere il nostro sito, basta digitare aepdigenova.com, trovate tutto, diciamo, tutti i prodotti che noi distribuiamo. Ovviamente ci possono essere anche delle novità che magari in un certo momento non vengono inserite, o se uno ha la voglia di prendere anche dei prodotti che non vede sul sito, ci potete contattare e riusciamo quasi ad avere tutto a 360 gradi. Oltre al fatto che noi abbiamo tutta la consulenza possibile e immaginabile, la nostra filosofia è questa da oltre 40 anni, quello di avere con le persone non solo un puro rapporto commerciale, ma un rapporto fatto di scambio di opinioni, anche delle varie cose, delle varie problematiche e tutto quanto. Abbiamo risolto un sacco di problemi anche di diverse persone, abbiamo un ottimo servizio di assistenza tecnica a cui potete accedere, non c'è, ripeto, nessun problema. Questa sera tramite
anche all'ausilio del nostro grande esperto Alberto Mancuso, presenteremo una serie di oggetti che sono, diciamo, entry level, che però hanno una loro funzione, sono degli oggetti che non sono dei giocattoli, ma sono proprio gli oggetti che possono effettivamente da cominciare a dare delle soddisfazioni. Si parte da cifre abbastanza abbordabili fino a poi ad avere anche degli oggetti che costano anche, diciamo, qualcosa di più. Però per qualsiasi cosa, ripeto, non c'è, voglio ribadire questo concetto, di contattarci continuamente per avere tutte le informazioni possibili e immaginabili. A questo punto qui ci sono tutti i contatti che potete anche rivedere, ci sono già anche i nostri telefoni, Paolo lo sai, tutti quanti, non c'è nessuna cosa, e quindi ci potete contattare in qualsiasi momento. E a questo punto devo cedere la parola al nostro esperto, a Roberto, che ci parlerà di questi strumenti e ci descriverà tutte le caratteristiche di queste meraviglie. Grazie. Grazie, signore. Buonasera a tutti. Conversazione di questa sera, come ho tenuto a scrivere, sarà breve per tutta una serie di motivi. Sono stato anche più rincuorato da un problema della strada, per cui necessariamente cercheremo di contenere le cose da dire. E mi dispiace per quelli che vedo qui che sono già esperti, perché sentiranno cose che già conoscono, ma è stato calibrato questo incontro su un approccio, diciamo, iniziale per chi pensa ad avvicinarsi all'osservazione del cielo per la prima volta e chi ha appena comprato o è in procinto di comprare un telescopio piccolo per iniziare a guardare il cielo. Direi di partire senz'altro. Premetto che tutto quello che vediamo in cielo appartiene alla nostra galassia. Ci sono pochissime eccezioni a questa regola. Tutto quello che vediamo appartiene alla Via Lattea. Qui c'è una foto. Se potessero spegnere queste due luci, forse si guadagnerebbe visibilità dello schermo. Forse, non lo so. Però, no, questo è qui. Ecco, perfetto. È andata avanti bene. Il cielo della nostra Via Lattea è stato diviso fin dall'antichità in modo tale che si potessero riconoscere facilmente le stelle che apparivano in cielo nelle varie stagioni dell'anno. E chiaramente le costellazioni più interessanti, con i nomi più evocativi, sono quelle dell'emisfero boreale, perché purtroppo la civiltà si è sviluppata nell'emisfero nord e è arrivata soltanto dopo nell'emisfero sud. Comunque gli astronomi hanno rivisto tutte le costellazioni, ne hanno cancellate, ne sono state create e cancellate a ripetizione. Oggi abbiamo stabilito che ce ne sono un certo numero. Immagino che voi sappiate quante sono. 88. Perfetto. e conviene, non dico conoscerle tutte, perché ce ne sono molte dell'emisfero australe, ma quelle dell'emisfero boreale dovremmo riuscire ad arrivare con un colpo d'occhio, alzando gli occhi al cielo, a renderci conto di cosa abbiamo sopra la testa. Andiamo avanti. Ho voluto mettere queste perché mi perdonino gli astrofili, perché questa qui è una caratteristica non borderline, diciamo così, ma queste costellazioni dovreste conoscere tutti, perché se ne parla fino alla nausea tra oroscopi, ascendenti e cose varie. Però questo giochino astrologico è interessante
perché ci dà la successione delle costellazioni in cielo. Il Sole, durante il suo percorso annuo, attraversa tutte queste costellazioni. Quelli bravi mi diranno, non solo queste, anche altre che qui non ci sono. È vero, ma diciamo che non è così importante. Ad esempio l'Ofiuco è una costellazione che il Sole attraversa, ma qui non c'è. Dato che comunque queste qui sono nate come, diciamo, più che altro da un pensiero che ha la sua nascita e matrice in quello astrologico, ed è sono frutto di una convenzione, allora non è che importi molto che ci siano 12, 13, devono essere 12 comunque, per un motivo facilmente comprensibile. Però che ci siano tutte, che non ci siano tutte, non è fondamentale. Andiamo avanti, questa che sapete tutti, no? Sapete anche l'ordine? Se vi dico dopo Leone cosa viene? Bene. Questa qui è una mappa che purtroppo non si vede, è un difetto che mi dovete credere sulla parola, che rappresenta tutte le costellazioni visibili nell'emisfero boreale. Qui riuscite a distinguere una linea tratteggiata. Questa qui delimita le costellazioni circumpolari, cioè quelle che sono visibili tutto l'anno. Si fa presto a vedere come sono la circolazione, anche le costellazioni circumpolari. Si traccia perpendicolare dal polo nord fino all'orizzonte, tutto quello, tutto un cerchio che ha per raggio una distanza tra polo e l'orizzonte, è in cerchio nel quale le costellazioni non tramontano mai, finiranno dietro un monte, però sono sempre visibili almeno alla nostra latitudine. Ce ne sono molte altre importanti, chiaramente, che non sono circumpolari, si vedono nel corso dell'anno, ma qui non ve ne indico neanche, perché si fatica persino a distinguere quelle più rilevanti. Si vedono alcune stelle, ad esempio questo è Arturo. I più bravi che hanno sperimentato la tecnica dello star hopping, che significa saltare da una stella all'altra, fissarsi, e consiglio sempre di partire da costellazioni note come Rossa Maggiore, nella fattispecie l'asterismo del Grande Carro. Se noi prolunghiamo la curva del timone del Grande Carro, che è questo qui, finiamo nella costellazione del Bovaro, Botes, in Arturo. Se continuiamo, finiamo ancora a Spiga, e poi continuando ancora, finiamo a Bovaro. È un modo per memorizzare le stelle a partire da quelle già note, che ci hanno colpito particolarmente. Quando guardiamo una costellazione e notiamo una stella particolarmente brillante, cerchiamo di vedere la grandezza, il colore, come è posizionata. Cerchiamo di andare su un atlante a vedere a che costellazione appartiene, vediamo cos'è intorno, proviamo a cercare quel che è intorno, e lì facciamo un salto a quella che non avevamo ancora visto, usando come base quella nota. È un lavoro che chiede un po' di tempo, non è che si può fare in un attimo, però una volta che uno ha acquisito la posizione di una stella e ne ha visto le caratteristiche, sarà facile poi riconoscerla. E dato che non sempre le costellazioni si presentano nella stessa posizione, anzi facilmente no, se uno sa quali sono le stelle che è intorno, anche se la posizione è diversa, la riconosce lo stesso. Qui non dico per con paura quasi di offendervi, a Polare si riconosce facilmente, perché Rossa Maggiore la vedete tutti in grande caso. Questo qui, no? Ma un prolungamento di Dube di Merak porta alla Polare. E si vede anche, forse a quella distanza, forse riuscite a distinguere anche qui con la Polare. Poi insomma, non è difficile. Quando poi vedete il cielo, quando siete arrivati ad Arturo, vedete sulla sinistra che c'è la corona boreale. Poi c'è Ercole, e vediamo nel triangolo estivo, che si vede già adesso. L'altra sera era uno spettacolo, si vedeva già Deneb, si vedeva Altair, si vedeva Vega. E
anzi, quelli di fine primavera già cominciano a vedersi più tanto, adesso cominciano a essere evidenti le costellazioni estive. C'è una fortuna che d'estate, benché le costellazioni siano meno appariscenti di quelle invernali, in inverno abbiamo Toro, abbiamo le Pleiadi, abbiamo le Iadi, abbiamo l'Orione, abbiamo Sirio, un cane maggiore, un cane minore, quindi abbiamo un'orgia di costellazioni luminose, visibili, facilmente riconoscibili. D'estate le stelle non sono così riconoscibili, però abbiamo dei riferimenti importanti. Uno è il triangolo estivo, che si vede sempre abbastanza bene, tra l'altro Vega è una stella luminosissima nella Lira, è una delle tre del triangolo, e quella è difficile non vederla. Da quella si può partire per iniziare a fare i salti e crearsi la propria mappa del cielo. Ricordatevi, portatevi sempre una mappa che potete scaricare da internet, non ci vuole niente, un foglio A4, un sacco di siti regalano atlanti interi, mappe, eccetera. E tenetevi questa cartina perché, come un quaderno d'appunti, ci scrivete in cima le cose, ci fate delle frecce, segnate da dove siete partiti, in che direzione siete andati, che distanza approssimativa c'è, che vi serva come memoria di quello che avete fatto. Non vi dico di iniziare a fare un quaderno di osservazioni, che sarebbe una cosa bellissima, ma è utile a volte, a distanza di tempo, rivedere gli appunti che uno ha scritto mentre faceva osservazioni. Ora, io ho voluto, mi spiace per Pino, facciamo finta che non ci sia, si può fare astronomia anche senza avere un bel telescopio. Astronomia si fa con cervello, con gli occhi e con le mappe. Quindi bisogna imparare prima di tutto a conoscere il cielo. È inutile avere il telescopio da 10.000 euro se non si sa dove puntarlo. Certo, c'è il GoTo, è vero, però per usare il GoTo bisogna riconoscere stelle, perché il computer ti propone tre stelle, se tu non sai come si chiamano, dice Dube. E dov'è Dube? Che stella è? Che costellazione è? E lo sa Maggiore, ma tu lo sai e tu non devi intervenire, sei un ripetente. Hai già fatto l'anno scorso, perché? Quindi non è difficile anche usare delle cose sofisticate se uno non ha gli elementi di base per farlo. Quindi, alla fine, occhi e attrante. Ricordarsi quando vedete qualcosa che vi colpisce nel cielo, fissarla su attrante. Beh, vale. Questa è una cartina. Ormai è superata, perché non siamo più in questa stagione dell'anno. Qui vedete il Toro, Oriadi, questo è il occhio per Toro, Debana, rossa, Santa Rebrelis. Chi vede questo cielo lo fa automaticamente, Santa Rebrelis. Poi sulla sinistra cosa compare? Queste due stelle, queste tre vicine. Ovviamente lo riconoscono quasi anche i bambini, perché sono tutte stelle luminose, sono tutte stelle ben visibili e quindi non ci sono problemi, è facile partire di qua. Però questo vi dice già quanto possa essere utile avere una carta, anche per rendersi conto su una cartina che distanza c'è tra una stella e l'altra. Perché poi quando andate a cercare il cielo non c'è subito automatico l'idea della distanza tra due stelle. Se voi l'avete vista e confrontata su una cartina con altre stelle, vedete se state cercando a chilometri o a metri, e allora sapete dove indirizzare lo sguardo partendo da quello che già conoscete. Andiamo avanti. Qui ho fatto una pappardella. Cartina adranti. Fate un giro su internet, ci sono adranti. Il sito del Guai è utilissimo.
per chi inizia proprio c'è addirittura tutta una sezione dedicata a quelli che iniziano con tutte informazioni stupende. Tra l'altro sulle stelle doppie c'è un caro amico, Paolo Morini, che è di Ravenna, che anni fa fondò, secondo me, una delle più belle associazioni di astrofili di sempre. Che scrive sulle stelle doppie, è un altro argomento bellissimo di cui io sono molto appassionato e che dopo, più avanti, spero di suscitare anche in voi un po' di interesse per questa parte specifica dell'astronomia. In astronomia sono tantissime le cose a cui ci si può dedicare, galassie, nebulose, stelle doppie, pianeti, luna, sole. C'è gente che fa solo la luna. Fa solo la luna da 20 anni, conosce tutto della luna, le rime più strane, i crateri più piccoli, dice ho visto un quinto cratere, un platone, lì con questo telescopio, ma sai che si vede anche con un 10 maniacale. Però è una passione che non finisce, ogni argomento dice l'ho fatto, non ci penso più. No, non lo finisci mai. Il cielo, anche la luna, che è un oggetto finito, un oggetto vicino a noi, che dice l'ho guardata 3 volte su tutto. È vero, c'è da guardare la luna per decenni, volendo. Quindi, Atlante, e poi l'ho scritto sotto il rosso. Se vi comprate un Atlante, è una spesa che fate, come un buono cuore. Ho comprato una volta e vi resta tutta la vita. Io uso ancora i Cravè, che forse qualcuno sa che oculari sono, che comprai da ragazzo in Francia e sono ancora degli ottimi oculari e li uso con piacere, sono passati più di 40 anni da quando li ho comprati, funzionano perfettamente, sono una meraviglia, adesso ci sono oculari più sofisticati, più belli, non importa, fanno egregiamente il loro servizio, così lo fa un Atlante. Sono spese che si fanno una sola volta e poi non si fanno più e si godono per anni, se uno ha la cura di tenerli bene, quindi non far riprendere umidità, conservarli bene all'asciutto, non farli cadere per terra, mi pareva, però lo dico perché a volte succede, visto che il nostro hobby non si fa di giorno, si fa di notte, e io mi sento quando vado di notte per i monti, dico ciao Roberto, ciao Roberto, mi giro e dico e chi è sto qua? Perché di notte non riconosco neanche gli amici, poi adesso che siamo andati anche con le maschere, mi si avvicina della gente che io passo, riconosco dalla voce, perché non c'è nessun'altra caratteristica fisica, quindi di notte può succedere di tutto. Andiamo. Oh, ripiro e poi andiamo a vedere qualcosa di più concreto. Cerchiamo di conoscere e di conoscere più costellazioni possibili. Come dicevo prima, avendo cura di memorizzare le stelle peculiari, grandezze, colore, posizione. Questo ci aiuta. E se dovete prendere un Atlante, non andate a prendere gli Atlanti con le stelle fino alla 27ª magnitudine, non servono a niente. Vedete un foglio bianco pieno di migliaia di puntini che non vi serve neanche sapervi conoscere. Vi prendete stelle fino all'8ª magnitudine. A occhio nudo non si vedono più nemmeno le stelle di 6ª. Dalla città neanche quelle di 5ª. L'altra sera in Corso Italia mi è venuto uno ciupun da frutta perché cercavo, ho individuato Arturo, cercavo la corona, cercavo Ercole, puoi vedere se intravedevo M13 con i binocoli, non sono riuscito a vederlo in cielo. In cielo è una lastra priva di qualsiasi caratteristica astronomica. Sì, si vedevano le stelle più importanti, perché Arturo si vede sempre. Si vedeva anche l'orsa, perché ho visto l'orsa perché avevo visto Arturo, perché ho detto è in fondo al timone, c'è che lo faccio al contrario, e ho visto il timone dell'orsa, poi ho visto l'orsa, poi ho visto la corona. Proprio sulla testa. Però è difficile fare astronomia così. Andiamo avanti. Quindi, 8ª magnitudine è già grasso che cuore, non serve spingersi oltre.
Quando conoscete tutte le stelle fino all'ottava magnitudine, potete venire qui a fare conferenze tutto l'anno, perché il cielo lo conoscete come le vostre tasche. Andiamo avanti. Ecco, adesso arriviamo a qualcosa di più concreto. Prima diapositiva, poi ne vediamo, cominciamo a vedere un po' di strumenti. Binocolo. I binocoli sono strumenti da rivalutare, perché sono utilissimi. Non sostituiscono un telescopio. Però se avete una cifra molto modesta e siete indecisi per prendere un buon binocolo o un telescopio mediocre, io vi dico, compratevi un buon binocolo. Perché con un buon binocolo ve lo tenete tutta la vita. Io qui conosco gente che ha i binocoli e è soddisfattissima. Io sono andato nel deserto in Tunisia a guardare il cielo, mi sono portato il mio 20x80 che ho comprato da Pino. E se Pino si ricorda, vi dice anche quando l'ho comprato, che non è proprio qualche mese fa, è qualche decina di anni fa. Cosa? Troppi anni. Da un deserto, con il mio trepiedino, in 20x80, ho visto Omega Centauri. Omega Centauri non me lo dimentico più. È il più bel ammasso di tutta la Via Lattea. È uno, è il più bel ammasso di tutto il cielo. Visto dal deserto con un 20x80 che lo contiene completamente e lo risolve in stelle, perché è molto più ricco di M13, è una visione che lascia a bocca aperta. E quando uno lo vede una volta, è impossibile dimenticarlo. L'ho visto con un binocolo. Ha più di un milione di stelle. Binocolo chiaramente, già un 20x80, quindi non è il binocolo che vi portate in gita la domenica, perché lassù c'è un 15x70 che è poco più piccolo, ma cominciate a vedere che le dimensioni sono importanti. Ricordatevi che quello che fa la bellezza del binocolo è il campo grande, quindi ci sta dentro un sacco di roba. La visione non è telescopica, i telescopi danno una visione capovolta dall'alto al basso e da destra a sinistra. Quindi se comprate un riflettore come questo per guardare la vicina è una delusione. A meno che non vi chiediate di stare capovolto, oppure non vi compriate anche un bel visualizzatore che vi dovete. Infatti noi cerchiamo di spingere i telescopi di questo tipo anche ad un impiego terrestre. Perché è un peccato prendersi un bel riflettore, ad esempio come questo, con 10 cm di portatile leggero e usarlo solo per il cielo. Un telescopio così va bene per il bird watching, va bene quando si va in montagna, si guardano le pareti, si guardano gli alpinisti che scalano con questi strumenti, perché si vedono sulle pareti rocciose. È incredibile vedere l'utilizzo che si può fare di questi strumenti. E ricordatevi che il binocolo lo tenete in mano fino a un massimo di 12 ingrandimenti, squilibrati. Il binocolo che si tiene in mano bene è quello dai 7 ai 10, 6, 10, 12. Acquisite un po' di pratica perché cominciate a puntare i gomiti sui fianchi, lo tenete così e sta fermo. Io tengo anche un 15, però per poco tempo. Ad esempio io con il mio 15x70, che è come quello, non vedo i satelliti di Giove. Però se lo metto su un treppiede e sta fermo, io vedo tutti e quattro satelliti galileiani con un 15x70. Non li vedo a mano libera perché la mia mano vibra tanto che mi impedisce di fissarli. Ma se è un supporto, su un supporto, in 15x70 rende visibili i satelliti di Giove, i quattro galileiani. Ed non è una cosa da poco. Si vede Saturno, che non è un punto, è un'ellisse. E questo è già notevole, perché si capisce che quello non è un oggetto comune, un pianeta qualunque come gli altri, è un pianeta speciale. Andiamo qua. Sapete già tutti cosa significa quello che c'è scritto su un binocolo. Il primo numero sono gli ingrandimenti, il secondo è il diametro della lente.
ho specificato, ma è inutile dirlo, più grossa la rete, più luce entra. Quindi in un binocolo astronomico avere una rete grande significa vedere un certo periodo. Però il peso cresce in proporzione al diametro delle reti, perché le reti sono doppietti, nei binocoli sono cementati, non pesano. E quindi diventa sempre più difficile tenere in mano man mano che cresce il gradino. Questo è un gradino di ferrotanto molto bello della scienza. Ci sono diversi tipi di opinioni al riguardo. Io preferisco i binocoli che hanno la messa a fuoco unica centrale. Perché quando voi avete fatto la connimazione dei due occhi, che si fa? Chiudendo prima l'occhio dove c'è la regolazione dioptrica sulla rete, mettendo a fuoco con occhio senza regolazione finché non vedete perfettamente, dopodiché chiudete l'occhio senza più toccare la messa a fuoco, regolate su un altro occhio in la correzione dioptrica fino a vedere perfettamente anche con l'altro occhio. In questo modo avete accomodato la visione dei due occhi nello stesso punto di fuoco. Quindi tutte le volte che andate a fuoco, voi vedete l'immagine perfetta sui due occhi. Ci sono binocoli che hanno messa a fuoco separate, una per ogni percorso ottico. Sono ottimi. Addirittura sono più robusti di questo qua, perché questo sistema, come vedete, ha due braccini che muovono contemporaneamente temporaneamente in un quarto. Se prendono un colpo qui in cima, si disassano e dovete riparare di nuovo. Quelli che hanno la messa a fuoco individuale per ogni percorso ottico, questo problema non c'è. Però dovete prima mettere a fuoco un occhio, poi dovete mettere a fuoco l'altro e poi siete a fuoco. Se dovete cambiare messa a fuoco, dovete rifare tutto su tutti e due gli occhi ed è una cosa fastidiosa. Andiamo avanti. Ecco, questo qui è il mio binocolo. Non è proprio quello, quello non c'era ancora quando io ho comprato il mio. Questo qui è un binocolo della Telescope Service. Confesso che da buon genovese l'ho comprato anche utilizzando i bonghini della rivista Orione che mi hanno fatto ottenere un bello sconto su questo binocolo. Questo qui all'epoca costava 140 euro. Ha una pupilla d'uscita di 4,7 mm. Parliamo un attimo della pupilla d'uscita. Un giovane ha la capacità di dilatare la pupilla dei suoi occhi fino a 7-8 mm. Vale per un periodo molto breve della nostra esistenza. Alla mia età va già bene se l'ho dilato fino a 5, alle volte fino a 4. La pupilla d'uscita si ottiene con una semplice divisione tra il diametro e l'ingrandimento. È inutile avere un binocolo con una pupilla d'uscita più grande di quella che è capace di raggiungere il nostro occhio, perché la luce che manda il binocolo il nostro occhio non la prende, perché avete un buco così nel binocolo e un buco così nell'occhio. Quello che fa la differenza è questo diametro, non questo. Bisogna cercare di prendere i binocoli che abbiano la pupilla d'uscita uguale alla nostra capacità di dilatazione del nostro occhio. Quindi un giovane si può prendere benissimo un 7x50, perché si dilata fino a 7 mm la sua pupilla d'uscita. Quindi tutta la luce che dà il binocolo, lui la riceve. Un vecchio è meglio che prenda un 10x50. 10 diviso 5, sì, va bene. 50 diviso 10 da 5. Quindi 5 mm è quello che io posso apprezzare con il mio occhio. E in questo caso qui 4,7 è ancora meglio. Quindi questo qui è un binocolo per me adattissimo. 10x15x70. Pino, posso contare un attimo? Devo farglielo vedere. È un binocolo che ancora, guarda, fammi tutto perché non vorrei, non conosco l'attacco del tempo.
quello che vuoi fare. Tanto hanno visto che si monta su un binocolo, così si monta tranquillamente su qualsiasi treppiede fotografico. Questo qui 70 mm è già un diametro importante, 15 ingrandimenti vi ho detto che si vedono i satelliti di Giove. In peso, sentitelo, fatelo passare, non è impressionante. Come mai non fanno più 11x80? Credo che lo facciano 11x80. Non l'ho più visto. No, non si vede tanto in giro, è vero, hai ragione. Io mi ricordo che se ne vedevano tanti 11x80. Negli anni 80? Non lo fanno più. Fino al 10x50 o 10x50. Qui è troppo... Si tiene bene, sta bene. Poi c'è l'importante, guardate quando comprate un binocolo di questo tipo, che qui abbia un attacco per il treppiede. Perché c'è una staffa che consente di montare sul treppiede, perché se non ha l'attacco per il treppiede, tenerlo in mano fa caldo. Quindi, vai a posto. Vediamo che cos'è. Bene, parliamo dei telescopi. Abbiamo visto il binocolo. Lo facciamo girare ancora un attimo. È un binocolo facile da usare, ha poche regolazioni, leggero, si impugna bene, un treppiede che lo regga ce l'abbiamo quasi tutti a casa, perché è un treppiede da macchina fotografica, oddio, non proprio un trabico indegno, come direbbe qualcuno privo di dignità morfologica. Non vale la pena usarlo per un binocolo che comunque ha anche un costo, non è un costo importantissimo, ma comunque sono soldi da non buttare. Poi, quando mi è capitato di parlare con i ragazzi che hanno pochi soldi, non vogliono, dico andate a cercare in casa vostra. Mio nonno aveva un 8x40, me l'ha lasciata, mio papà aveva un 8x40, io ho due binocoli 8x40, perché una volta il binocolo lo compravano tutti, lo compravano le persone anziane, lo portavano in giro la domenica quando andavano in montagna, quindi è facile trovare in casa un vecchio binocolo e se avete fortuna trovate anche dei pezzi che oggi valgono dei soldi, perché molti sono marchiati Carl Zeiss, mia nonna aveva la mania, c'è un sacco di binocoli marchiati Zeiss e Jena, che sono ancora la vecchia Zeiss orientale prima che chiudesse. Quelli sono binocoli che hanno ottiche eccellenti, quindi vanno usati con soddisfazione perché danno immagini bellissime. E se volete venderli, andate da Pino e dite guarda un po' Pino cosa c'ho qui, me lo vendi? E lui dice caspita, perché quando vedono Iena, anche se non c'è scritto Zeiss, la gente li compra subito, non se ne trova più neanche uno. Io ho un 7x50 a Siena. Con la custodia in cuoio, come si usava una volta, perché adesso fanno le custodie in plastica, in cordura, ma le custodie dei binocoli una volta si facevano in cuoio, che era cuoio militare, ci sparavi dentro e non passava. Era robusto veramente. Allora io l'ho avuto. Questo lo dite anche la signora, poi con l'aiuto di un treppiede. E poi anche sì, poi ci sì, le braccia che si stanno. Quello è il nostro, è il 60 gradi. Quindi anche gli anni di salute comunque. Anche quello un po' meno. Si è visto il e ha un prezzo superbo. Sì, faccio capire. Allora, abbiamo visto i binocoli. Facciamo un salto sui telescopietti. Tutti i telescopi, quello che dico adesso per i telescopi vale per tutti, da colori, che è il più piccolo, uno dei più piccoli, in realtà questo non è il più piccolo, qui a casa c'ho ancora il 60-700 della Skymaster che vedeva la Trezor di Genova, bianco, ancora, quello bianco, quello bianco, con tre piedi in legno e i movimenti micrometrici. Perché ho ancora la custodia. Si vede benissimo la divisione di Cassini con
Non per lo strumento. 60. Però c'è uno degli oculari piccoli, non quelli da 30. No, perché guarda 24 minuti. Ma siccome lo faceva la stessa casa che faceva in 108, una E106, i giapponesi all'epoca saranno stati sciocchi, ma non lo erano tanto, facevano i tubi di fuocheggiatura da 31,8. Quindi se tu sviti il raccordo da 24,5 e ci metti un raccordo da 31,8, puoi usare tutti gli oculari da 31,8 che ci sono adesso, anche sul 60. Io non l'ho fatto perché ce l'ho nella scatoletta, ma c'è talmente tanti oculari da 24,5 che rotoscopici, Kenner, che è un peccato che non usarli perché lavorano benissimo. Allora, quindi chi mi conosce sa che io amo particolarmente i rifrattori, cioè i telescopi a lenti. La lente è semplice, lavora bene, non ha ostacoli sul percorso ottico, si vede come è fatta, come funziona, la luce entra di qua, torna verso un punto, punto di fuoco, la distanza tra la lente e il fuoco si chiama lunghezza focale. Qualcuno lo sa, il diametro della lente, la sua lunghezza focale, sa tutto della lente, sa tutto del telescopio, sa anche la luminosità del telescopio, che è data dal rapporto tra la focale e il diametro della lente. Più avanti lo vediamo meglio. Chiaramente, più è grande il diametro della lente, come più è grande il diametro dello specchio, più c'entra e più oggetti deboli si vedono. Il problema dei rifrattori, con tutto che io continuo a pensare come il miglior telescopio possibile, è quello della rifrazione. La luce attraversa la lente, quindi rifrange. Purtroppo, per un problema fisico, io non so la fisica, per non avere nient'altro di meglio da fare, la luce bianca è composta di tante frequenze e vengono rifratte con un angolo diverso a seconda della lunghezza d'onda che hanno. Quindi le lunghezze blu più corte vanno a fuoco più vicino alla lente, quelle rosse più lunghe vanno a fuoco più lontano. Questo fa sì che non ci sia un punto di fuoco univoco. E questo non va bene in astronomia, perché fa vedere immagini aberrate, con la principale delle aberrazioni ottiche della lente, che è quella cromatica. Ed è una delle più fastidiose, perché quando si guarda un oggetto, sì, ci sono dei filtri che tolgono una determinata frequenza, ma togliere la frequenza cosa significa? È vero che non si vede più un colore fastidioso del viola o del blu oppure del rosso, significa togliere una quantità di luce che rende l'immagine più visibile. Se noi cominciamo a togliere tutte le radiazioni che compongono l'immagine, poi quanta luce ci resta dell'immagine iniziale? Quindi cosa dobbiamo fare? Non eliminare quello che non ci piace, dobbiamo correggere il percorso di questa luce in modo tale da far sì che si possa riportare tutti i punti di fuoco qui in cima. Andiamo. E questo si fa come? In vari modi, ma poi essenzialmente non ce ne sono tanti. Voglio dire due parole sulla prima lente. I più vecchi di noi, io mi metto, ricordano una ditta di Torino di cui gentilmente Plinio Cavaiti ci ha messo su internet in catalogo, che io avevo ma che avevo perso, io sono stato molto riconoscente, di telescopi che si chiamava ditta Alinari di Torino, che faceva dei grossi strumenti che vendeva a 4 soldi, a cui pubblicità si vedeva nei segretissimo, nei giornali, nei libricini di quelli gialli, come pubblicità accessoria in fondo. E a quell'epoca riviste d'astronomia ce n'erano, ma una principale c'era, quella di Bologna, di Orno d'Artur, che certo non faceva pubblicità a delle schifezze di quel tipo. Quei telescopi avevano una lente davanti come obiettivo. Vi lascio dire la qualità dell'immagine che forniva. Andando avanti nel tempo, i giapponesi, più intelligenti, hanno iniziato a fare dei buoni doppietti acromatici.
copiando le curvature che aveva inventato Fraunhofer, che è un tecnico ottico di due secoli fa, che aveva pensato di accoppiare due vetri con diverso indice di rifrazione per correggere in un'angolo d'uscita dei raggi e portare almeno le due radiazioni più importanti, quella del rosso e quella del blu, a coincidere. E questo è il sistema che viene usato oggi per la maggior parte dei rifrattori. Questo è un Fraunhofer, corona è un Fraunhofer. Chiaramente ci sono vari modi di costruire un obiettivo Fraunhofer, perché i vetri non sono tutti uguali. La purezza di un vetro, anche se viene fatto come doppietto, cambia da telescopio a telescopio, perché un doppietto da 10 cm di una casa che usa ottiche di pregio è diverso da un doppietto da 10 cm di una casa che fa ottiche andanti, oneste ma andanti, perché l'immagine che si vede è diversa, perché purtroppo la luce attraversa il vetro, quindi qualsiasi impurità, qualsiasi tensionamento ci sia dentro al vetro produce un'alterazione dell'immagine. Quando mi divertivo sotto la guida di Marciaris, che è stato quello che ha fatto i 40 centimetri dell'osservatorio di Sesto Ponente, che mi ha insegnato a lavorare in specchi, mi ha fatto fare il primo specchio con una lastra di Pirex. Dice: ti faccio fare questa lastra di Pirex perché ce l'ho qui da 20 anni, perché il Pirex, che può essere un ottimo vetro per fare i telescopi, deve perdere le tensioni che ha dentro dopo la fusione, restando fermo per un periodo di tempo molto lungo. Se no, bisogna usare dei vetri speciali tipo un Dura 50 o 02, che oggi i scopi manco più conoscono, che non hanno una possibilità di avere tensioni interne o movimenti. Ricordiamoci che il vetro è un fluido, non è un solido. Come si può ben vedere dalle vetrate delle cattedrali che alla base sono più larghe che in cima, perché fanno così. Quindi il vetro si muove. Quando voi misurate la curvatura di un telescopio che lavorate, dopo che l'avete toccato dovete lasciare un quarto d'ora lì fermo prima di fare la misura, perché il calore della vostra mano deforma l'immagine. Quindi è un problema notevole. Il vetro deve essere di qualità elevata. In uno specchio, figurarsi in una lente, lo specchio non viene attraversato dalla luce, dal riflesso, quindi uno potrebbe anche fregarsi. Ma se la superficie non si mantiene, tu puoi fare tutte le rilevazioni migliori che vuoi, le perdi. Quindi è importante anche. Terzo step, tripletti. Con tripletto si fa una correzione di tutti i punti di fuoco. Il problema è che lo specchio una superficie riflettente. Cosa buttare? Un tripletto ha 6 superfici riflettenti. Quindi se costa 100 euro lavorare una superficie riflettente, lavorarne 6 ne costa minimo 600. Nota, quando hai lavorato una superficie ottica dello specchio, non devi centrare. Sì, lo devi centrare nel telescopio, ma rispetto a se stesso è quello lì. Quando hai lavorato 3 lenti, le devi centrare, e devi centrare una rispetto all'altra. Tutte e tre sono asse ottiche, quindi vanno regolate trasversalmente e vanno anche ruotate, perché c'è un punto ideale di rotazione dove l'immagine è perfetta. Se tu pensi di farlo su 3 lenti, capisci che il tempo che ti serve per fare un doppietto di un telescopio rifrattore, un tripletto, è enorme. Il motivo per cui uno strumento del genere può costare 200 euro. Uno strumento uguale, tripletto, ne costa 2000. Se poi andiamo su verso i diametri più grandi, è esponenziale, non ve lo dico neanche perché costa più di una macchina, un'automobile da girare. Andiamo avanti.
Il problema per gli specchi non esiste, questo problema. Non ha l'aberrazione cromatica, perché la luce non li attraversa. Benissimi, funzionalissimi, possono essere leggerissimi, si possono fare diametri giganteschi. 40 cm che tanti hanno a casa, magari c'è un Dobson da 40 o qualche altro strumento simile, sono un diametro importante. Cioè il doppio di 40 sono 80 cm, si fanno gli osservatori su Antra, quel telescopio che costa 2 milioni di euro, uno specchio da 80 cm, noi possiamo avere a casa uno specchio da 40. Tenete conto, sì, è vero, 40 4 volte più luce di 1,40, ma 4 volte più luce sono in mezzo. Se andiamo a vedere cosa si vede. Tra l'altro vi dico che io in un 40 cm di Dobson ho visto meglio che nell'80 di sua Rapa in certe serate, perché è un 80 che sente pazzescamente delle condizioni del swing. Se l'aria non è perfetta, guardare con un 80 significa rovinarsi la serata. Come risoluzione invece? E come risoluzione sì, si vedono delle cosine che con via non si vedono. Ad esempio, mi è sempre mancata l'occasione, ma volevo vedere Silvio con Silvio B con Colorado. Poi ho scoperto che si vede benissimo anche con C14 e quindi una sera magari cercherò di vedere Silvio con C14. Si vede anche con un 25, dicono, l'ho visto anche con un C11. Usando un diaframma esagonale, perché il diaframma esagonale fa sì che la stella emetta dei baffi, sì. E allora tu vai a cercare lo spazio tra i baffi dove l'immagine diffusa dalla stella è minore, sì. Perché va nei baffi, e lì se li ruoti abbastanza bene il diaframma riesce a vedere sia il Newton. È stata una genialata di Newton, il quale peraltro lui di specchi non sapeva niente, perché non so se lo sapete, lo specchio di Newton non era uno specchio, cioè era uno specchio ma non era di vetro, era di metallo, come si è continuato a fare per un sacco di tempo a quell'epoca, dove anche il Leviatano di Lord Ross era uno specchio di bronzo lucidato. E non, il vetro si è iniziato solo dopo fare. Il problema degli specchi, tutte le medaglie hanno il loro rovescio, è che purtroppo se vuoi guardare l'immagine nel punto di fuoco ci devi andare davanti. Se ci vai davanti con la testa copri lo specchio e quindi non puoi farlo. Quindi bisogna che ti inventi un sistema per tirare fuori l'immagine senza andare davanti allo specchio. E quindi può essere uno specchio secondario, piano, in questo caso, menuto, o uno specchio iperbolico, parabolico, da montare al posto del secondario, che rifletta i raggi attraverso il primario, attraverso un foro centrale come le Cassegrain di vario tipo, quelli Bugi, quelli Smith, quelli Maxtov, e quindi ce n'è tutta una serie di... che però si fanno anche nei diametri piccoli. Quindi una cosa che io consiglio di considerare a chi ha una passione per il cielo di un certo tipo, di dare un'occhiata anche a strumenti di questo tipo. Questo qui è uno Smith Cassegrain, un classico cestro, l'astra correttrice, specchio primario da... questo è un 5, no? Quindi un cestro di 6, sì. 5 pollici, splendido, non spendi una parola per le dimensioni. Io ho un 127 per rifrattore, non a casa ce l'ho da Pino perché è stato un mia moglie mi guarda storto, è lungo 1200 centimetri, cioè millimetri, 12,20 è lungo così. Ed è una lente da 127, ideale per i pianeti. Questo è 127, però se vedete le dimensioni, questo qui sta comodamente sotto il letto insieme agli altri quattro telescopi che ho già. Quindi questo non occuperebbe uno spazio, anzi mio moglie non si accorgerebbe neanche, perché è talmente piccolo.
Questo è lo strumento che vale la pena considerare per chi inizia a fare astronomia per due motivi. Primo, perché ha un'apertura abbastanza importante. 5 pollici non sono pochi. 5 pollici si vedono, anche con 10 cm come quello che sono 4 pollici, si vedono tutti gli oggetti di Messina. Chiaramente M13 non lo vedete come ho visto io Omega Centauri. Per vedere M13 in un certo modo ci vuole uno specchio da 25 cm, così, del top. Come quello che hanno a Sesta, ad esempio. M13 si vede molto bene. Però un 10 cm come questo vi fa vedere un bel batuffolino di stelle e cominciate a risolvere quelle della periferia. Quindi cominciate a contare i puntini, che subito non ci si crede. Appena lo vedi non lo noti. Ma quando ti fermi un attimo, che il tuo occhio comincia a abituarsi, la pupilla si dilata, allora cominci a vedere le stelline e dici, caspita, non è solo un batuffo, allora ti viene... E questo qui lo fa vedere ancora meglio, anche se ha un'ostruzione importante, perché voi vedete in secondaria quanto si mangia e vogliamo comunque essere cattivi cattivi. Qual è la parte più corretta e più precisa di uno specchio? Quella centrale. Qual è la parte che non si usa mai di uno specchio? Quella centrale, perché davanti c'è il secondario. Quindi la parte migliore dello specchio in realtà non viene mai usata, perché è occultata dallo specchio secondario. Questo è l'unico problema di tutti i telescopi a specchio. Qui, l'ho detto prima, andiamo avanti. Devo aver fatto un altro pistolotto adesso. Oh, qui vi ci voglio. Mi dispiace per voi, siete arrivati tardi e vi beccate la parte un po' più compressa. Leggiamo insieme. Caratteristiche del mentivo sono il diametro e la lunghezza focale. Non c'è bisogno di spiegare. Il diametro dipende dalla capacità di raccolta della luce e il suo potere risolutivo, mentre la lunghezza focale dipende dal suo ingrandimento e dalla luminosità. Chi ha un po' maneggiato lo specchio, gli obiettivi li capisce benissimo. Il potere risolutivo, che dipende dal diametro, è la capacità di vedere due distinti due punti vicini. È fondamentale in astronomia. La gente si fa incantare dagli ingrandimenti. Gli ingrandimenti sono un bazzecolo, sono una cosa meno importante in un telescopio. Tutti quelli che vedono delle scuole dicono, ah, fa 400 ingrandimenti. Una regola empirica per capire quanti ingrandimenti può fare il vostro telescopio è un doppio del diametro espresso in millimetri. Qua è un 100, potrà lavorare bene fino a 200 ingrandimenti. Fa 500 ingrandimenti. Sì, sì, fa una moltiplicazione, la fate a 500, però non vedete una cipolla. Cioè, vedete un'immagine che non ha più nessun significato dal punto di vista astronomico. Quindi, tenete conto che l'ingrandimento non è importante. Mentre invece la possibilità di distinguere un punto dall'altro è importante sulla Luna per i dettagli, per vedere i crateri piccoli, anche quelli che non si vedono. È importante nelle stelle doppie, per separare una dall'altra quando sono molto vicine. E vi rendete conto dell'importanza che abbiamo, no? Perché man mano che cresce il diametro, voi vedete un puntino, poi vedete un'ellisse, poi vedete un 8, simbolo di infinito, e poi vedete due punti separati con il nero in mezzo. E questo dipende soltanto dalle dimensioni dell'obiettivo, che separa le stelle man mano che cresce il diametro, anche a parità di ingrandimento, perché la luce che entra non è così importante come il diametro, sì, è importante perché dipende dal diametro. Dunque, in distanza sì, la capacità di separare gli oggetti si chiama separazione angolare e si esprime in secondi d'arco. Si può stabilire, grosso modo, io ho scritto a grandi linee, è una regola empirica, si divide in diametro, si divide per il diametro, per 6 mm, il numero 120 e si ha la separazione in secondi. Se voi avete un 60 mm, questo vedo piccolo così, potrà separare oggetti
distanti 2 secondi d'arco, non di più. Se avete un obiettivo da 120, ci sono tanti telescopi adesso che fanno anche dei bang ID da 120, io con 2D mi sono fatto un telescopio, e separate, separate un secondo d'arco, quindi di vita, e un secondo già si vedono parecchie cose. Il rapporto focale dell'obiettivo, il rapporto tra l'obiettivo focale e il diametro è indicato dal simbolo F/X ed esprime la luminosità dell'ottica. Se voi prendete un qualsiasi strumento, c'ha un'etichetta e sull'etichetta c'è scritto in diametro la lunghezza focale e 99 su 100 anche la luminosità, perché la luminosità è importante. Questo telescopio qui è un F5. Voi mi direte cosa significa F5, F10? Allora, se questo qui fosse un 100 mm come è, ma con una focale di un metro, sarebbe un F10. E con un oculare da 20 mm, quanti ingredienti farebbe? Visto che l'ingrediente di un telescopio si ottiene dividendo la focale dello strumento per la focale dell'oculare, farebbe 50 ingredienti. Con lo stesso oculare, se avesse una lunghezza focale a metà di un metro, cioè come questo, 50 cm, farebbe 25 ingredienti. Ma cosa cambierebbe? Cambia che la quantità di luce che entra da questo obiettivo è sempre la stessa, perché dipende dal diametro. La focale diversa fa sì che la luce nell'ingradimento da 25 cm rimanga più raccolta, nell'ingradimento da 50 rimanga più dilatata, perché con lo stesso oculare c'è un ingradimento maggiore. Il risultato è che per unità di superficie c'è meno luce. Quindi se voi volete vedere un oggetto debole con lo stesso diametro, una galassia, una nebulosa, conviene prendere uno strumento che abbia un rapporto focale basso, quindi che sia un telescopio luminoso, tipo un F5 come questo, che è il rapporto, no? Tra la lunghezza focale e il diametro. Quindi, tanto più corta la lunghezza focale, tanto più luminoso lo strumento. Questo qui è un telescopio luminoso, però là è un telescopio poco luminoso, perché questo qui è 900 di lunghezza focale, è un diametro da 70, questo qui è un F12, 9, F13. Questo qui vi dice che con questa lunghezza focale, con questo rapporto di luminosità, fa tanti ingrandimenti con oculari lunghi, quindi significa che è facile guardarci dentro, perché un oculare corto, tipo 4 o 5 mm, ha una lentina così, ha un'estrazione focale molto bassa, bisogna andarci vicino, vi cavate gli occhi. Mentre se usate un 20 cm o un 20 mm di focale, avete una barra lente grande, una grande estrazione pupillare, e quindi voi guardate molto rilassati, facilmente, vedete bene l'immagine e riuscite a ottenere gli stessi ingrandimenti che avete con quello, con un oculare la metà. Da questo qui, per avere gli stessi ingrandimenti di questo, devo usare un oculare da 10 invece che da 20, perché è la metà della lunghezza focale. Quindi il telescopio si sceglie anche, e io lo ripeto sempre, in funzione delle cose del cielo che vi interessano. Perché voi, se siete appassionati di pianeti, volete guardarvi la Luna, volete guardarvi il Sole, volete guardarvi le stelle doppie, e tutto planetario, vi conviene prendere uno strumento con lunghezza focale importante. Va bene anche uno di quelli, perché quello è cos'è, 1250. Se prendete un Maksutov, avete anche dei 150-1008 di focale. Quindi telescopi che sono adatti a guardare oggetti che sono intrinsecamente luminosi,
quindi non hanno bisogno di tanta luce, ma hanno bisogno di ingrandimento, e l'ingrandimento lo ottenete alto con oculari non molto critici, perché avendo la lunghezza focale lunga può fare ingrandimenti più elevati e voi riuscite a vedere gli oggetti con molto più piacere e molto più precisi, incisi, perché fare anche oculari troppo corti alle volte diventa difficile mantenere la qualità ottica degli oculari. L'ingrandimento, l'ho detto, è il rapporto tra la focale dell'obiettivo e quella dell'oculare, quindi non c'è. Quindi ricordate, primo, diametro, secondo, lunghezza focale, terzo, luminosità. È importante il potere risolutivo, lo sapete perché l'abbiamo visto lì. Più cresce il diametro dello specchio, più aumenta. Però questo non è che potete giocarci tanto, perché volete tanto potere, beh, vi prendo uno specchio da mezzo metro, bene, dove lo mettete? Il problema poi essenzialmente è quello, dovete prendere anche uno strumento che sia gestibile. Ecco, qui si conclude la diapositiva, no, ce ne sono delle altre, facendovi vedere due oggetti di questo tipo. Un rifrattore, per iniziare, che è questo, e che combinazione ha lo stesso diametro e la stessa lunghezza focale di questo qui. Sono due gemelli, anche se di case diverse. Questo qui è lo Skywatch. Trovate la scienza, in realtà stessa mamma, perché mi fa tutte due la sinta, che si è montata la scienza, mi fa il Giappone, fa questo qui ancora, il colore in maniera diversa, sono lo stesso strumento. Non cambia assolutamente. C'è una montatura equatoriale, benissimo. Cosa serve? Lo vediamo adesso. Ci fermiamo un secondo e parliamo di strumenti. Montare uno strumento di questi è abbastanza semplice. Si monta prima di tutto a tre piedi. Si monta a triangolo, che è questo qui, che si tiene il treppiede unito. Si stringono queste viti, non troppo, perché mentre una volta queste fascette qui si facevano di metallo, oggi si fanno di plastica. Quindi con la mia forza si stringo questo, spacco la fascetta. Se spacco la fascetta dovete cambiare la zampa dai tre piedi, cosa che succede più frequentemente di quanto non si creda. Quando montate uno strumento, piccolo o grande che sia, il treppiede dovete cercare di posizionarlo. Se avete uno strumento antazimutale, come ad esempio questo qui, il problema è poco importante, perché lo potete girare dove cavolo volete, o girate verso l'oggetto che volete vedere, con queste due manopole centrate in oggetto e guardate dentro. Importante, se scegliete un supporto antazimutale come questo, cioè non equatoriale, non motorizzato, dovete trovarlo, sceglierlo con i movimenti micrometrici. Perché chi ha provato a tenere un telescopio su un treppiede fotografico, molla la testa, sposta, blocca la testa e l'oggetto non è più dentro. Allora, riaggiusta, molla di nuovo, vicenda, è una pena, un inferno. Allora voi prendete un antazimutare con i due movimenti micrometrici come questo, girate le vostre manopoline e centrate l'oggetto. Ci sono delle montature antazimutari che hanno la possibilità di inclinare il piano d'appoggio. Ne farò vedere, peccato non averla portata. Si può alzare questo piano, inclinarlo, di un angolo pari alla latitudine. In quel modo lì un antazimutale diventa un equatoriale. Allora, ruotando soltanto, posizionando quello che dovrebbe essere l'asse equatoriale su un nord, voi, ruotando il solo movimento, riuscite a inseguire l'oggetto anche se non avete un motore e vi risparmiate di stare lì a trafficare con il movimento. Quando avete montato a tre piedi, montate la montatura equatoriale. La montatura equatoriale, normalmente, se è la montatura equatoriale, in cima al treppiede c'è un spunzone in corrispondenza di una gamba. Molti treppiedi sulla testa della gamba hanno una N, che significa nord. In cima c'è un puntone di ferro. L'equatoriale va posizionato su un puntone di ferro, perché vedrete che dall'alto c'è due rotelline che servono, spingendo una e mandando l'altra, a orientare l'equatoriale
in modo da centrare perfettamente la polare. Quando avete montato l'equatoriale, dovete montare il contrapeso. Dovete montare il contrapeso tenendolo su un'asta quanto più racconto possibile, in cima, perché non sbilanci la montatura. Perché in quel momento lì c'è un peso da una parte e se il treppiede non è proprio di quelli granitici potrebbe sbilanciarsi. Dopodiché mettete il tubo ottico. Il tubo ottico è importante, per il momento lo tenete in questa posizione, che sia bilanciato dal contrapeso. E a quel punto lì montate il cercatore, diagonale e non curare. Cioè portate in telescopio ad avere il peso effettivo che avrà quando sopravvive. Dopodiché fate il bilanciamento. Ecco qui. Simona di due assi. Questo qui è l'asse polare. E regolate il contrapeso finché il contrapeso, come in questo caso l'ho sbilanciato apposta, vedete sbilanciato, non bilancia perfettamente il telescopio, facendo sì che in qualsiasi parte voi lo muoviate dovete sentire la stessa fatica, perché il giorno che comprerete un motore, il motore dovrà spingere senza faticare e quindi bisogna che la distribuzione dei pesi sia perfetta, cioè non pesi più da una parte piuttosto che dall'altra, se no il motore si troverà a spingere già in un certo punto e essere tirato da un'altra. Questo non va bene, lo fa bruciare. Dopodiché vi fermate, bloccate l'asse polare e mollate l'asse di declinazione. Questo qui è già abbastanza bilanciato. Se facesse così, vuol dire che l'obiettivo pesa troppo, vuol dire che c'è troppo peso davanti. Allora dovete mollare le viti che tengono in tubo e tirare indietro il tubo in modo da bilanciarlo. Questo lavoro, vi ripeto, va fatto quando avete montato tutto quello che vi serve per osservare, cercatore, diagonale e oculare. Non dovete farlo con tubo nudo, perché quando poi ci mettete l'oculare e il diagonale, si appesantisce di dietro e rimane sbilanciato. Quindi dovete farlo con il peso corretto. E siete già quasi alla fine. A questo punto, la parte più interessante. Dovete collimare il cercatore, perché un oggetto, se voi andate qui dietro con l'oculare e cercate di puntarlo in cielo e iniziate stasera, domani siete ancora, quindi dovete puntare di giorno un campanile, una torre lontana, forse il telescopio. Vi conviene usare un oculare con reticolo, qui ne abbiamo portato uno, ve lo faccio vedere. Guardate dentro l'oculare, fatevelo girare, non dovete neanche togliere il tappo. Vedete che c'è un reticolo dentro. Fate coincidere quel reticolo con la punta del campanile che avete scelto nell'antenna. E con il tubo. Dopodiché guardate dentro il cercatore. Nel cercatore c'è un reticolo uguale a quello. E ci sono delle viti qua. Dovete mollare o spingere le viti finché il cercatore, vedete che man mano che sposta le viti si muove, finché il cercatore non inquadra esattamente il punto che è inquadrato dal reticolo dell'oculare, la punta dell'antenna, la punta del campanile, eccetera. A questo punto il vostro cercatore sarà accoppiato sul telescopio e quando voi di notte cercherete una stella, accentrerete qua dentro nel reticolo del cercatore e sarete sicuri di vederla anche dentro il telescopio. Vi sarete risparmiato una serie di, come mia nonna che chiamava giacuatorie, il grande rilevamento. A un punto il telescopio è montato e se avete un equatoriale vi resta ancora una cosa da fare, mettere in stazione. Se avete un equatoriale come questo, che non ha un cannocchiale polare, non è niente, regolate su quest'alzo qui si vede meglio, qui c'è una scala gradata da 0 a 90,
c'è quella vite che quando la vita tira sul telescopio, lo vedete che si muove, dovete fare in modo che l'indice della nuotatura indichi un angolo pari alla latitudine del luogo da cui osservate, che per Genova è circa 44 gradi e mezzo. Se non è 44 gradi e mezzo non vi preoccupate, tanto con la scala lì, mezzo grado, se lo fuma in un attimo. Diciamo che la precisione è tra mezzo grado e un grado, ma se voi mettete a metà strada tra due tacche, quello è abbastanza in mezzo. Quando poi avete regolato l'altezza, che quella dovrebbe essere l'altezza della polare, no? Voi cercate la polare dentro il telescopio e dovete far sì che si possa centrare, questo qui non ha questa possibilità, normalmente molti montatori quadrografi ruotano sul basamento. Chissà se questa qui ruota. Questa qui ruota. Vedete? Quando avete l'alzo, che è quello giusto, ma non è detto che siete centrati sulla polare, allora spostate leggermente finché non siete sulla polare. Questo è un allineamento abbastanza garibaldino, nel senso che non è particolarmente preciso, ma se avete un motore vi consente di inseguire un oggetto, dipende dalla precisione con cui lo fate, fino a 5 minuti. E questo vi evita di stare a calorie a zampettare, perché se guardate stanno doppio pianeti, soprattutto se usate ingredienti elevati, l'oggetto in un attimo esce dal campo. Quindi è per forza obbligatorio usare un inseguitore. E quindi vi conviene cercare di stazionarlo nel miglior modo possibile, tenendo anche presente che alla fine dell'osservazione voi il telescopio lo prendete e lo portate via. Quindi tutta la fatica che avete perso per centrarlo è sprecata. Diverso sarebbe se voi il telescopio lo montaste in una postazione fissa. Allora tutto quello che fate per centrarlo rimane. E quindi ogni volta che lo usate lo centrate sempre meglio fino a che l'oggetto non si muoverà più di lì. E questo lo sanno bene gli astrofotografi che fanno pose di 5-6 ore, quindi se non fosse centrato. E un'altra cosa importante, se il vostro telescopio ha un cannocchiale polare, che Paola ne ha portato uno, quello del suo, vi raccomando di trattarlo con la massima cura perché dobbiamo ancora montarlo sul suo telescopio. Bravo! E quindi bisognerebbe montarlo. Se voi guardate dentro il cannocchiale polare senza mettere dita né davanti né di dietro, perché sennò segnate le lenti, vedete che il cannocchiale polare ha la posizione delle costellazioni che servono a centrarlo. Poi stasera non vi spiego come si fa a montare il cannocchiale polare, perché bisogna mettere l'asse polare perfettamente orizzontale. Bisogna montare il cannocchiale, ruotarlo e far sì che al centro del reticolo rimanga sempre lo stesso oggetto, perché se muovendo, ruotando il cannocchiale l'oggetto si sposta dal centro, vuol dire che siete scollimati e bisogna registrarlo finché l'oggetto non avvisa esattamente sul mercato. Poi c'è anche un'altra registrazione da fare usando i cerchi graduati, ma esula completamente da questa discussione perché è fatto per strumenti di classe superiore. Quindi strumenti che hanno già una precisione meccanica tale da far sì che queste regolazioni rimangano e siano utili. Aggiungo una cosa, visto che oggi va tanto di moda l'elettronica, nei telefonini di oggi c'è un'applicazione che si chiama Polar Finder, che è un bellissimo programmino che dà tutti i reticoli principali delle varie case, Skywatcher, certo, non dubitavo che tu ce l'avessi, lo faccio vedere così un attimo. Voi potete scegliere il reticolo del vostro telescopio, Takahashi, cose, e vi dice in che punto del reticolo dovete posizionare la stella polare. Quando voi vedete la polare dentro il reticolo del vostro cannocchiale polare,
che magari vi ha già montato la casa, quindi siete certi che è collimato perfettamente, voi non dovete fare altro che mettere a lavorare non usando i movimenti micrometrici, perché sennò farete ogni tentativo, ma rigomando un alzo dell'asse polare e l'azimut, che è la rotazione sulla base. Se la base non ruota, spostate il cavalletto. Ricordatevi però che il cavalletto dovrebbe essere sempre sul piano, quindi se avete una bomba da mettere su un piatto, riuscite a sapere se il vostro treppiede è in orizzontale oppure no. Il treppiede non deve essere così, se no l'inseguimento non funziona. Ma quel sistema lì è il sistema più pratico che ci sia per posizionare correttamente un telescopio con cannocchiale polare, tenendo conto che poi, ripeto, dovete smontarlo e portarlo allo schermo. C'è anche un metodo più raffinato che si chiama metodo di Bigourdan, che è spiegato molto bene anche da Ugo Ercolani nel suo manualetto sui telescopi. Chi ha qualcosa di Ugo consiglio di andarselo a leggere, perché è una miniera di informazioni. Lo scrissi anche in uno dei miei articoli che feci per l'associazione, perché il libro che ha scritto Ercolani è una vera miniera di spunti per chi ama lavorare un po' sul proprio telescopio. Vi dico una cosa, il telescopio è un po' come una motocicletta. Se ci fate qualche lavoro, diventa la vostra motocicletta, diventa il vostro telescopio. Cioè, fate in modo che non sia un oggetto impersonale, qualcosa sul quale voi avete lavorato, avete fatto qualcosa, perché vi dà soddisfazione prima di tutto. E poi serve a migliorare tante piccole pecche che anche le case non curano, perché sono più orientate verso altre cose. Paolo, andiamo avanti, così chiudiamo rapidamente. Allora, il picogramma. Montaggio treppiede messo a bordo, montaggio orientato per equatoriale, orientato. Posizionamento del contrapeso giubbottico, completamento dell'assemblaggio del giubbottico, ricercatore chiuso dei manari, procurare scelta. Richiamo la vostra attenzione sulle parentesi, nell'ordine. Contrappeso e tubo ottico, prima sempre il contrappeso, poi il tubo ottico. Se non mettete prima il contrappeso e montate il tubo ottico, ho già visto tubi ottici finire per terra perché sbilanciavano la montatura. Se vi cade il tubo ottico e avete in cima un tubo da 10.000 euro, andate in ginocchio alla guardia fustigandovi, perché è il minimo della funzione di verità. Il resto l'abbiamo già visto, andiamo avanti. Qui andiamo un po' veloci. Tanto per parlare degli strumenti che abbiamo visto. Uno strumento, un oggetto molto piacevole, il binocolo. Questa qui è la costellazione di Perseo. Assunce il Cassiopeia, la vedete lì. Qua c'è un bellissimo oggetto che molti di voi conoscono. È il doppio ammasso di Perseo. Vai là. Ah, un altro. Sulla sinistra c'è l'auriga, quello che lo potete guardare sia con il riflettore sia con il riflettore. Ci sono tre ammassi, M37, M36, M38. Più a sinistra in basso ci sono i gemelli, c'è M35. Se andate in quella zona lì, quando si vede, con il telescopio vi divertite tantissimo. Vai avanti. Abbiamo detto dopo di per sé. Questo oggetto, se lo guardate con questo binocolo qui, 15-70, vi viene la bava alla bocca, come il mio cane quando aspetta un biscotto, si mette e comincia a guardare, è una meraviglia. E vi ripeto, si vede meglio con binocolo, perché ha un campo più grande. I telescopi, le Pleiadi, nei telescopi non ci stanno, si vedono bene soltanto con i binocoli. E per quella visione binoculare. E per quella visione binoculare è rafforzata. Andiamo avanti. Abbiamo finito. Avete comprato un rifrattore. Se non guardate una doppia, vi tolgo la salute. Orsa maggiore, timone, curva, botes, Arturo e in cima. Sulla sinistra, Izzar. Izzar è tanto bella che il suo secondo nome è Pulcherrima, che è superlativo assoluto di Pulcher latina, che vuol dire bellissima.
Non ho mai trovato un'alternativa così piacevole, neanche nel genere femminile. Mi dispiace, signore. Andiamo avanti, così ce la vediamo meglio. La foto non è strepitosa, ma è già indicativa. È indicativa per i colori, è indicativa per le distanze, è indicativa per una bellezza di questo sistema che è un sistema fisico, non dimentichiamoci. Non è un sistema ottico, molte doppie sono ottiche, prospettiche, non sono veri sistemi fisici. Questo lo è. Ed è veramente bella la divisione. Tra l'altro, non mi ricordo se... vengo avanti, certo. Oh sì, ecco ciao. È inutile che ve lo spieghi, lo sapete anche di me, ma poi questa è la bellissima doppia. La Sargenti è una doppia da cui secondaria in molte occasioni sembra verde. È come Izza, solo che la piccolina invece che blu tende al verde, e veramente non sempre si vede così. Infatti scoprirete, guardando i manuali di stare doppie e lì sulle doppie, che gente che ha guardato le stesse doppie ha dato colori diversissimi. Quindi è anche una curiosità vedere come mai certe stelle forniscono colori diversi a seconda di chi le guarda. Vai avanti Paolo. Hercules è famosa soprattutto per questo. Ve l'ho fatto vedere perché non potete non vederlo. E questo qui con 15 cm, siamo ancora nei telescopi piccoli o a specchio, con 15 cm a lenti non è un telescopio piccolo e soprattutto non ha un piccolo costo. Il Takahashi da 15 cm costa solo 14.000 lenti. Quindi siamo in un'altra dimensione. Poi ci sono 10.000 euro di montatura. Dimentichiamoci di accessori. E andiamo avanti? Non ce l'ho, è Takahashi. Giuro. Qua, vi ho detto prima, è M36, M37, M38 e in basso è M35. Andatevi a vedere perché meritano veramente. Sono a massa aperta, magari lo visto. Cappella è una doppia. Si separa con un 60 mm. Il mio 60 la separa. Avanti. Ecco qui la Auriga. Stasera ho dovuto fare e presentare Auriga perché insomma è in fondo la ditta che ci fornisce tutti questi telescopi di cui Pino è rappresentante della Ferrari Giulia. Quindi mi pareva doveroso e mostrare. La foto non è bellissima, ma se guardate bene è molto interessante per via dei colori delle stelle. Ci sono tantissimi colori, si vedono molto bene. Questo per dirvi che le stelle non sono tutte uguali, non solo come dimensioni ma anche proprio come colore. Non è neanche una cattiva foto perché se vedete gli asterischi in basso e in alto sono ricchi di stelline piccole che si vedono molto bene. Ne abbiamo ancora forse due, dai. E così abbiamo finito, ce ne andiamo a casa. Riordiniamo l'idea, se cliccate da internet questo l'avete già visto, non esiste lo strumento migliore, chiaramente. Questa è una cosa importante, ficcatevelo bene nella testa, non esiste lo strumento migliore. C'è gente che compra telescopi, ne ha già cambiati 100, 150, io ne conosco una mia anche, e ben oltre i 100 telescopi cambiati, non ha ancora trovato lo strumento migliore perché non c'è. Avanti. Ah, un ultimo punto. Caterina e Paolo saranno contenti. È importante perché qui trovate il supporto che da soli può mancare. Paolo? Bene. Astronomia si fa con gli occhi. Si fa con la testa. E ho voluto solo ricordare che la precessione degli equinozi l'ha scoperto il parco di Nicea, che non aveva nessun ausilio ottico.
si è basato sulle registrazioni di due astronomi che hanno preceduto, che lui conosceva, tali Agostino e Settimo Carens, che hanno misurato delle stelle che lui aveva trovato diverse come misurazioni. Siccome aveva fiducia nelle loro misurazioni, stessa cosa fece Copernico con i dati di Tycho Brahe, che antepose l'esattezza dei suoi dati ad altre considerazioni, scoprì che l'asse terrestre faceva quel numerino lì che modificava la posizione del polo nel ciclo. Chiaramente si può fare astronomia in mobile, perché nel cielo c'è tutto. Ci sono caratterizzati i miti antichi della Grecia, ci sono informazioni sulle civiltà. Una volta magari a qualcuno racconterò anche una recente ipotesi che è stata fatta circa il cambiamento di tipologia di regime sociale dopo l'invasione dei Dori, che si riscontra nel mito di Andromeda, il quale è rappresentato da il maggior numero di costellazioni di tutti i miti che sono in cielo: Balena, Perseo, Pegaso, Andromeda, Cassiopea, Cefeo, perché è un punto di passaggio di un orientamento sociale. E vi racconterò poi. È un bel articolo che è uscito sulla rivista del Guai circa 20 anni fa, che poi non ebbe seguito, ma secondo me perché la gente non lo capisce. Con questo vi saluto, vi faccio vedere cosa facciamo noi per il cielo. Paolo. Questo facciamo. Dagli anni 80 il cielo non è più guardabile. Io guardo il cielo dagli anni 70 e vi dico che l'ultima volta che ho visto il cielo bene, con soddisfazione, avevo un 76 rifrattore 900, facevo astronomia da un terrazzo della mia cucina a Marassi e vedevo il cielo che era una meraviglia. Non si vede più così neanche con un 200. Tutti dovremmo cercare di metterci un po' impegno denunciando quelli che montano lampioni, la palla, la sfera, che illuminano il cielo, che non usano correttamente. Nella casa mia, in via Fabrizi, hanno fatto posteggi nuovi, hanno chiesto la licenza al comune per montare l'illuminazione. In comune, dopo aver fatto la legge regionale del risparmio energetico con la proibizione delle lampade che irradiano verso l'alto, gli ha concesso di montare l'illuminazione a sfere, a globi che sparano la luce. Quindi i nostri politici fanno le leggi, non sanno neanche che esistono. Bisogna in questi casi qui denunciarli e far sì c'è un'associazione apposita che controlla e cerca di tutelare il cielo nei limiti del possibile. Sappiate che intorno agli osservatori astronomici c'è un terreno dove è inibita la proliferazione di luci proprio per la tutela degli osservatori. Bene, vi saluto Paolo, l'ultima diapositiva, così vi faccio soffrire. Questo vi lascio. Se avete delle domande, potete, penso che... Voi sì, che mi risponda a quello che so rispondere, e altri mi prendete la nota e poi... ci sono tanti manuali per approcciare questo argomento qui. Compratevi qualche libro, non particolarmente, non vi dico di comprare altri libri perché non serve a niente, va bene per gli strumentisti. Compratevi manuali semplici, nella biblioteca di Orione ce n'erano tanti, poi ce ne sono alcuni molto gradevoli che ho usato io per le conferenze. Ci sono stati anche i notiziari degli anni dal 19, i notiziari dal 18 e 19, c'è tutte le rubriche, il corale dell'Alberto,
che sono sul sito. Avevo anche il progetto di fare un manualetto, poi il Covid c'è un attimo, diciamo, ah sì, abbiamo fatto degli articoli di strumentazione. Degli articoli di strumentazione e quindi sul sito, se andate a cercare i numeri del notiziario, direi tra 17 e 18, insomma. Sì, ho parlato di montature, ho parlato di telescopi, dei calcolari, di panoriari. Per 2 anni e mezzo ho già trovato la briga, diciamo, proprio di strumentazione. Io li ho raccolti tutti, magari qualche messa di Roberto. No, ma quella che io ho fatto per calcolare. Non ho già dato permesso, è che con Raffaella dovevamo approfarli, poi c'è stato il Covid, insomma, il notiziario della Sarrelli che andiamo avanti. Però sì, non dobbiamo fare perché basta semplicemente prendervi e Raffaella fa la grafica e fare la... Se vi avete la pazienza di leggere tutto, perché cominceranno a essere... Ovviamente, sono tante, beh, sono, molti sono dettati dalla mia esperienza, quindi alcuni si basano su... Non ho parlato di strumenti che non ho maneggiato, quindi sappiate che ne ho maneggiati parecchi, sono arrivato ad avere 18 telescopi per la disgrazia di mia moglie. Non mi ha ancora lasciato e ho speso anche delle cifre importanti che peraltro però adesso mi servono perché quando mi mancano i soldi vendo telescopi. Comunque non fatevi prendere dal... Io ho degli amici che sono diventati dei collezionisti, vogliono Takashi, FCT, della prima versione, quello che aveva l'elemento di fluorite dietro, che sono 40 anni che non lo fanno più, si trova sulle aste, e lo paghi 10.000 euro, se gli fa un'offerta. E quelli comprano tutte, le, anche i piccolini, perché sono un pezzo raro che non si trova più, e lì ci spendono delle cifre pazzesche. In collezionismo è una peggiore deformazione di qualsiasi hobby, perché porta a spendere cifre esagerate, non solo, fa crescere il mercato, perché mentre si potrebbero oggi prendere dei telescopi usati, magari di marca, a un prezzo buono, il fatto che molta gente li voglia avere, non usare, avere, che è molto diverso, perché tu compri una cosa, la usi, cioè, hai speso dei soldi, ma li usi. Compri una cosa per metterla lì solo per possederla, non è carino. E questo fa lievitare i prezzi di pochi pezzi che sono in giro e che uno potrebbe comprarsi magari avendo dei telescopi buoni e che quelli che comprano i collezionisti non vengono mai utilizzati. Basta vedere macchine fotografiche, ho visto le macchine fotografiche vendute da collezionisti dentro una confezione originale ancora con cielo, fa neanche aperta. Cioè, che senso ha avere un oggetto così? Un oggetto deve essere usato. Deve essere veramente. Soprattutto il telescopio, ecco, cioè, che è qualcosa che ti compri, dato che non ne abbiamo bisogno, è meglio aprire la pressione del telescopio che ha una funzione più nobile. E beh sì, cioè, alla fine. Il telescopio se lo compri lo devi usare. È un ultimo dei nostri problemi. Si potrebbe anche costruire, ma questo stasera non l'ho detto perché vengo minciato tutte le volte che parlo di autocostruzione. Se penso che qualcuno mi può confermare, Sestri, che è una delle più antiche associazioni genovesi, ha basato la propria esistenza per anni sull'esperienza degli autocostruttori. A Sestri chi ha mai comprato un telescopio? Il telescopio si costruiva. A Ronde si è costruito un 20 cm di rifrattore, si è costruito 30 cm a specchio, Monticelli ha fatto il suo rifrattore, avevano un tornio, si costruivano un pezzo, come i meccanici della mossa. Anche gli specchi. Marcialis ha insegnato a me a lavorare agli specchi. Uscivo da lavorare, andavo in vetreria. E bisogna girarci tanto intorno allo specchio per portarli a focare, eh? È un esercizio di quello che c'è così, di come tirare di sempre. Che ci hai lavorato tanto, poi si rompe, si vena. Si spacca. È così, Tra l'altro non so mia mamma che figlio gli ha fatto fare. Man mano che lo lavori, poi c'hai gli stelle. Se c'è un bel libretto di astronomia...
la mia pratica, che io ho nella versione longanese forse, costava 350 lire. Sono c'è anche astronomia con binocolo. C'è anche astronomia con binocolo, ci sono tante astronomie con binocolo, è fatta da un inglese che è tutto con cartino, c'è la farfallina, si è costruito un rifrattorino da 5 cm con una lente probabilmente da binocolo a tonnata, in cartone, in tubo di cartone, con le battute in cartone a volta, appoggiata alla rete, ci ha messo il record, ha fatto la montatura di rete, si è costruito lui, ha fatto un libro facendo vedere quelle cartine semplici che avete visto con quello ad esempio di l'Orsa Maggiore che finisce in suo Arturo, è tratta dal suo libro. E lui ha fatto osservazione del cielo, ha fatto un sacco di divulgazione guardando il cielo con quel telescopio che si era costruito con una rete da 5 cm. Altri tempi, altro cielo, indubbiamente. Però non sempre è obbligatorio comprarsi uno strumento. Se uno avesse voglia un po' di iniziativa, Uğur Kolay, ribadisco, ha costruito il suo totem, il telescopio che è chiamato così. Ha usato anche una puleggia da macchina da cucire, della Singer, quella che a pedale c'era nella trasmissione del corpo. Su internet si trova. Cosa? Il biototem si trova, su internet si trova tutto. Mi hanno mantenuto, corri anche poi di Ceum, c'erano affezionati, perché lui scriveva anche racconti per Ceum e ha mantenuto un libro. Lì è un posto dove andare a cercare, se avete bisogno di un cercatore costruitelo, se avete bisogno di supporto fatelo. Anch'io ho fatto dei pezzi per piccoli lavori, perché c'è soddisfazione a fare. E se poi risparmi dei soldi e hai fatto qualcosa tu, sei ancora più contento. Va bene, basta. Signori? Ok, grazie. E vi do una mano a portare sulla roba. Se volete prendervi qualche catalogo, se vi serve. Ricordate, il Celestron costa un